mettiamola così, va che me. Andiamo al telefono per dare il nostro buon pomeriggio a Fulvio Marucco. Ciao Fulvio. Ciao Fulvio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Fulvio, guardando la situazione Insigne a Napoli con Ancelotti, mi è venuto in mente, no, un paragone risalente sempre ad Ancelotti e ad un altro grandissimo calciatore della storia italiana, Gianfranco Zola. All'epoca a Parma ci furono delle difficoltà nello schieramento, nel suo 4-4-2, ed infatti poi ci fu anche la partenza di Gianfranco che lasciò Parma. Ravvisi anche tu, che ovviamente hai vissuto quella vicenda da protagonista, un certo parallelismo con l'attuale vicenda Insigne? Sì, devo dire di sì. Nel giro di andata Ancelotti ha cercato di trovare una soluzione per Insigne facendolo giocare seconda punta, che comunque non è il suo ruolo, e io credo che Insigne sia un esterno di attacco, e quindi fummo costretti di fronte alle scelte sempre di Ancelotti di far giocare Crespo e Chiesa ad emigrare, e tra virgolette di questa scelta non ce ne siamo mai pentiti, per noi è stata una fortuna. E beh, poi insomma le cose nella carriera di Gianfranco sono andate abbastanza bene. Ti immagini quindi anche lo stesso scenario per Lorenzo Insigne, cioè non si può andare avanti assieme, uno dei due deve partire? Potrebbe esserci questo scenario, anche se io vedo Insigne più un giocatore da campionato spagnolo che da campionato inglese. E qui ci ricolleghiamo poi all'altra domanda che mi sa voleva farti Riccardo. No, giusto, infatti volevo fare proprio questa domanda, se Insigne sarebbe stato un giocatore adatto proprio a quelli che sono le tempistiche, i movimenti, l'intensità della Premier League. Fulvio mi ha giustamente anticipato, anche io sono d'accordo con te, lo vedo più giocatore adatto alla Premier. Però prima, Fulvio, proprio per quanto riguarda il discorso alla Liga, non alla Premier, mi sono confuso io. Prima però in studio con Vincenzo parlavamo di quella che è stata la crescita di Insigne. Era lecito aspettarsi qualcosina in più dal punto di vista mentale e psicologico da un giocatore che era stato designato come futuro leader di questo Napoli? Insigne ha avuto una crescita professionale paventosa con Benitez, crescita che è stata completata con Sarri. Sicuramente a questa crescita tecnica non è corrisposta una crescita probabilmente dal punto di vista caratteriale, perché è un ragazzo che soffre la critica e dovrebbe essere più forte mentalmente, perché spesso non riesce a trovare le soluzioni dove a volte si incarta da solo, a volte non riesce si intestardisce, non riesce a trovare il mandorlo della matassa di una situazione di questo genere. Fulvio, nelle ultime ore soprattutto si sta parlando di nuovo di un nome in circuito Napoli, se vale a dire Mauro Icardi. Secondo te questa possibilità è fattiva oppure no? Ma ipoteticamente è tutta fattiva. Il concetto storico del mercato del Napoli nasce sempre dalle cessioni, no? Allora io non credo che non vendendo qualche top player, io la vedo molto molto difficile, anche se da quello che si legge il Napoli è di Icardi. Anche se quella che verrà sarà una campagna a acquisti estremamente complessa e complicata, perché dovrà uscire il nuovo Napoli. Tutto chiaro, grazie Fulvio. Ciao Fulvio, grazie. Grazie a voi, buon lavoro, buona Pasqua.
Grazie anche a te, insomma.